Tema frequente nel mondo del monologo è il matrimonio infelice. Stasera ne presentiamo due esempi alquanto noti di illustri autori. Il tabacco fa male di Anton Chekhov e Prima di colazione di Eugene O'Neill. Due matrimoni infelici dunque, ma due monologhi ben diversi nella loro struttura e non solo perché nel primo chi parla è un marito e nel secondo una moglie. Chekhov, partendo da una situazione tipica del monologo ottocentesco, ci propone un conferenziere, il quale però, anziché trattare l'argomento annunciato, divaga e finisce col confidare le sue pene al pubblico. O'Neill invece ricorre al sistema, chiamiamolo così, al sistema del colloquio simulato. Una donna giovane ma sfiorita si rivolge al coniuge sempre silenzioso che è nella stanza accanto. Ambedue i monologhi avrebbero potuto essere sviluppati dagli stessi autori in opere teatrali di più vasto respiro. Basta rendersene conto, considerare come siano drammaticamente riusciti autentici personaggi gli antagonisti che noi non vediamo. La moglie ottusa e dispotica di Chekhov e in O'Neill l'intellettuale fallito e alcolizzato che più tardi ritroveremo in tanti drammi, romanzi e film americani. Il tabacco fa male, nella sua stesura definitiva, è del 1902, prima di colazione del 16. Mentre per quest'ultimo regista ed interprete si sono riferiti proprio all'anno nel quale fu scritto, per il tabacco fa male il conferenziere, un conferenziere in frac, è divenuto un conversatore televisivo dei nostri giorni ed è stato proprio lo stesso attore solista a proporre durante le prove questa semplice, non dissacrante trasposizione, un atto di affettuosa confidenza nel testo cecoviano. Qui è il posto della conferenza. Qui. Grazie. Egregie signori, e diciamolo pure, egregie signori, a mia moglie è stato proposto che io tenessi qui una conferenza di propaganda. E perché no? Dobbiamo fare una conferenza, facciamo una conferenza. Per me è perfettamente lo stesso. Io, per dire la verità, non sono un professore e sono estraneo alla carriera accademica. Ma non di meno, ciò nonostante, sono già 30 anni che io, ininterrottamente, si può dire anche con nocumento della propria salute, lavoro intorno a questioni di carattere strettamente scientifico. Medito e, figuratevi, scrivo degli articoli scientifici, cioè non proprio scientifici, ma di carattere scientifico, se mi permettete l'espressione. Fra l'altro, in questi giorni ho scritto un ponderoso articolo intitolato Conseguenze nocive derivanti da alcuni insetti. Conseguenze nocive derivanti da alcuni insetti. Alle mie figliole è piaciuto molto, specie per quel che riguarda le cimici. Io invece ne ho dato lettura e poi l'ho stracciato, perché chi io l'abbia scritto o meno deve essere perfettamente lo stesso, poiché tanto della polvere insetticida non si può fare a meno. A casa nostra abbiamo le cimici perfino dentro il pianoforte. Come tema della mia conferenza odierna ho scelto, diciamo così, il danno che arreca all'umanità l'uso del tabacco. Anch'io fumo,
Ma mia moglie mi ha ordinato di parlare dei dannosi effetti del tabacco e quindi non c'è niente da obiettare. Parliamo del tabacco? Dobbiamo parlare del tabacco? Parliamo del tabacco, per me è perfettamente lo stesso. Egregi signori, però a voi io devo rivolgere la preghiera di ascoltare questa mia conferenza con la dovuta serietà, altrimenti qua va a finire male. Chi poi si spaventasse di un'arida conferenza scientifica, chi non avesse piacere di sentirla, può non ascoltare e andarsene. Chiedo una particolare attenzione ai medici, perché il tabacco, nonostante i suoi dannosi effetti, è usato anche in medicina. Così per esempio se noi prendiamo una mosca e la mettiamo in una tabacchiera, la mosca muore, probabilmente per shock nervoso. Il tabacco è soprattutto un vegetale. Quando io faccio una conferenza, di solito mi viene un tic qui all'occhio destro, ma voi non ci badate, dipende dall'agitazione. Io sono un uomo assai nervoso, generalmente parlando. Questo tic all'occhio destro mi è cominciato il giorno in cui mia moglie dette alla luce, diciamo così, la mia quarta figlia, Barbara, sì. Tutte le mie figlie sono nate il 13. Del resto qui abbiamo poco tempo e non dobbiamo divagare dal tema della nostra conferenza. Devo farvi notare che mia moglie tiene una scuola di musica, un convitto privato, cioè non proprio un convitto, ma qualche cosa di simile. A dirla tra noi, mia moglie ama lagnarsi delle sue ristrettezze, ma qualcosa da parte ce l'ha. 40, 50 milioni. Io non ho il becco d'un quattrino, ma è inutile parlarne, non ho niente. Nel convitto io faccio da amministratore e da economo, faccio le provviste, sorveglio la servitù, annoto le spese, cucio i quaderni, do la caccia alle cimici, faccio passeggiare il cane di mia moglie, acchiappo i sorci. Ieri sera mi fu affidata la mansione di distribuire alla cuoca burro e farina per fare le frittelle. Ebbene, per farla breve, oggi, quando le frittelle erano già cotte, mia moglie è venuta giù in cucina a dire che tre convittrici non avrebbero mangiato le frittelle perché avevano gli orecchioni. Non capisco la relazione fra orecchioni e frittelle, ma comunque si è constatato quindi che avevamo cotto alcune frittelle in più. Che dovevamo fare? Mia moglie dapprima ha ordinato di metterla in serbo giù in cantina, ma poi, dopo averci pensato e ripensato, mi ha detto: tu, bamboccio, mangiale tu queste frittelle. Mi chiama sempre così quando è di cattivo umore, bamboccio, pure vipera, animale, demonio. Mi sembra un demonio io. Lei è sempre di cattivo umore. Ieri dunque io non ho mangiato le frittelle, le ho intrangugiate addirittura, senza nemmeno masticarle, perché io sono sempre affamato. Ieri, per esempio, mi aveva lasciato senza pranzo. Dice: tu, bamboccio, non c'è ragione che mangi. Ma intanto noi ci siamo perduti in chiacchiere, abbiamo divagato un po' dal nostro tema. Proseguiamo. Io non ho alcun dubbio che a voi ascoltereste più volentieri, non so, una romanza, una musica, una sinfonia o una arietta come questa. Nella pugna del furore sempre impavido apro il cuore. Io non mi ricordo più che pezzo sia, non mi ricordo. Fra l'altro ho dimenticato di dirvi che nella scuola di musica di mia moglie, io oltre che l'amministrazione insomma, mi è stato affidato anche l'insegnamento della matematica, della fisica, della chimica, della geografia, della storia, del solfeggio e della letteratura, eccetera, eccetera. Per il ballo, il canto e il disegno mia moglie fa pagare una quota a parte, anche se il ballo, il canto e il disegno lo insegno sempre io. La nostra scuola di musica sta in vicolo dei Cinque Cani numero 13.
Ecco perché forse la mia vita è così disgraziata. Perché abitiamo al numero 13. Tutte le mie figlie sono nate il 13 e la nostra casa ha 13 finestre. Non perdiamo il tempo in chiacchiere. Per combinare, mia moglie la si può trovare in casa tutto il giorno e il programma della scuola, se lo desiderate, è in vendita presso il portiere a 500 lire la copia. Se volete li posso distribuire. Ecco, ne ho portato 500. Ne volete? No, nessuno ne vuole? Facciamo 300. Lo sapevo, qui è la casa, la nostra casa al numero 13, ecco. Non me ne va una dritta, io sono vecchio, sono rimbecillito. Mentre faccio una conferenza, all'aspetto sono allegro, ma avrei una gran voglia di gridare a squarciacola, di scappare dovunque sia, magari in capo al mondo, e non ho nessuno con cui sfogarmi. Voi direte le figlie? Cosa sono le figlie? Ho una gran voglia di piangere, vedete, io cosa sono le figlie? Io parlo con loro e loro non fanno che ridere. Mia moglie ha 7 figlie. Loro 6. No, 7. 7. La più grande, Anna, ha 27 anni, la più piccola ne ha 17. Egregi signori, io sono un infelice. Sono diventato un vecchio imbecille, così. Un uomo da nulla. Ma in sostanza voi vedete qui davanti a voi il più felice dei padri. Deve essere così, io non oso dire il contrario. Se sapeste. Sono 33 anni che vivo con mia moglie, sono stati i più begli anni della mia vita. Sono passati così come un felice istante, generalmente parlando, che diavolo se li porti, che diavolo. Del resto mia moglie, a quanto pare, non è ancora venuta, non c'è qui. E si può dire tutto quello che si vuole. Una paura maledetta. Quando mi guarda proprio mi prende una paura. Sì, stavo dicendo che le mie figliole è tanto che aspettano di trovare marito, probabilmente perché sono timide e perché i giovanotti non le vedono mai. Mia moglie non vuol mai dare una serata, non invita mai nessuno a pranzo perché è una donna amarissima, litigiosissima, irritabilissima, e perciò nessuno viene a casa nostra. Ma posso dirvelo in gran segreto, le figlie di mia moglie si possono vedere nelle grandi ricorrenze in casa della loro zia Natalia Semyonovna, quella stessa che soffre di, è piena di reumatismi, e porta sempre un vestito giallo a macchioline nere, sì, sembra cosparsa di scarafaggi. Là danno anche delle pagnottine imbottite. E sì, se non c'è mia moglie, si può anche... Dovete notare che io, appena ho bevuto il primo bicchiere, io mi ubriaco e dopodiché mi viene nell'animo un gran senso di benessere e nello stesso tempo una tristezza tale da non poterla nemmeno descrivere. Mi tornano alla mente chissà perché i miei anni giovanili e mi viene chissà perché una gran voglia di fuggire, se sapeste. Che voglia avrei di fuggire lontano via, senza nemmeno voltarsi indietro. Dove? Ma non importa dove, pur di fuggire da questa vita grossolana, vile, insignificante, che mi ha ridotto
un vecchio miserabile imbecille, come un vecchio miserabile idiota, pur di fuggire lontano da questa sciocca, meschina, malvagia. Malvagia, malvagia strega di mia moglie che mi ha torturato per 33 anni. Io, lo scappare lontano dalla musica, dalla cucina, dai quattrini, da mia moglie, da tutte queste cose misere, 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 e fermarsi in un luogo qualunque, lontano, lontano, in mezzo alla campagna, restar lì, piantato come un albero, come un palo, come un fantoccio impagliato, sotto l'ampio cielo, e guardare per tutta la notte come sopra di te posa quieta, chiara, la luna, e dimenticare, ah, come vorrei non ricordare più nulla, ah, come vorrei strapparmi di dosso questo vile, vecchio vestito col quale 30 anni fa io mi sono sposato e col quale faccio sempre le conferenze. Tieni, io sono vecchio, sono povero, ma ridotto come questo, come il fondo dei calzoni che è consumato, speracchiato, non mi serve niente, io sono più in alto, più puro di tutto ciò, io sono più puro, io ero giovane, io studiavo all'università, io sognavo, io mi consideravo un uomo, ora non mi occorre niente, eccetto un po' di pace, mia moglie, dietro le quinte, venuta mi aspetta, già è passato il tempo prescritto, se vi domandasse qualcosa, se vi dicesse, dite che la conferenza è stata fatta e che il bamboccio, cioè io, mi sono comportato dignitosamente. Sta guardando qua. Poiché da questa tesi consegue che il tabacco contiene un terribile veleno, del quale orora abbiamo parlato, bisogna assolutamente astenersi dal fumo. Ed io, in certo modo, oso sperare che questa mia conferenza, che ha lustrato i danni arrecati dal tabacco, porti i suoi utili effetti. Ho detto quanto dovevo. Dixi et animam levavi. Thank you.
Alfred? Alfred? È inutile che fingi di dormire. Sapevo. Alfred! Alfred! Non ti sembra che sarebbe ora di alzarti? Vuoi restartene a letto tutto il giorno? Io solo so che ore sono. Non possiamo nemmeno più sapere che ora è, da quando sei stato tanto scemo da impegnare anche l'orologio. Era l'ultima cosa di valore che avevamo, lo sapevi benissimo. Sempre impegnare, impegnare, pur di non metterti a lavorare. Sempre impegnare, pur di non trovarti un lavoro. Alfred, alzati, mi senti? Voglio rifare il letto prima di uscire. Sono stufa di lasciare sempre tutto in disordine per colpa tua. Anche se non rimarremo qui ancora per molto. Lo sa il cielo se non faccio la mia parte, anche di più. Tutto il giorno a cucire, mentre tu te la spassi con quei fannulloni di artisti. E dove li troverai i soldi? Mi piacerebbe saperlo. Questa settimana dobbiamo pagare l'affitto. Lo sai com'è il padrone, no? Non ci lascerà stare nemmeno un minuto di più. Già, ma tu dici che non riesci a trovarlo il posto. Non è vero. Non ti sei mai degnato di cercarlo. Tutto quello che fai è gironzolare tutto il giorno, scrivendo stupide poesie e novelle che nessuno accetterà mai. Non c'è da meravigliarsi. Ti faccio notare che io il posto lo trovo sempre, comunque sia. Ed è per questo che non riusciamo a morire di fame. Bisogna che procuri un po' di soldi oggi, in un modo o nell'altro. Devi mettere la testa a posto, hai capito?
Non posso! E non voglio fare tutto io! Chiedi l'elemosina! Fateli prestare, rubali, fai quello che vuoi! Ecco. Ma come? Mi piacerebbe proprio saperlo. Per chiedere l'elemosina hai troppo orgoglio. Per i prestiti ormai hai toccato il fondo. E per rubare non hai abbastanza coraggio. Ma non ti sei ancora alzato? Scommetto che sei tornato a dormire. Ah, sei in piedi? Beh, era ora. Non guardarmi a quel modo, non mi incanti con le tue arie. Neanche un po'. Fa presto. In questi giorni non si spreca molto tempo a preparare la colazione. Grazie a te. Questa mattina c'è caffè e pane. E non ci sarebbe nemmeno questo se non ci fossi io a cucire tutto il giorno da rovinarmi le dita. Il pane è duro. Spero ti piaccia. Certo, tu non meriti di più. Ma non vedo perché ci debba andare di mezzo io. Il caffè sarà pronto fra un momento. Sta tranquillo che non ti aspetto. Cosa diavolo stai facendo? Meno male, sei quasi vestito. Credevo fossi tornato a dormire. Hai una faccia stamattina. Per l'amor di Dio, fatti la barba. Fai schifo, sembri un vagabondo. Non c'è da meravigliarsi che non vogliano darti un posto, con l'aria indecente che hai. Nessuna scusa. Guarda come ti trema la mano. Dovresti smettere di bere, non lo reggi. Sei proprio uno di quelli che finiscono col delirium tremens. Guarda come hai ridotto il pavimento, guarda. Cic dappertutto. Non potresti metterlo in un piattino? Ah già, visto che non tocca a te pulire la stanza, te ne infischi. Fa presto! Per me è quasi ora di andare via. Se faccio tardi, perdo il posto. E allora non posso più mantenerti. E saresti costretto a metterti a lavorare. O a fare qualcos'altro di altrettanto orribile. Anche la tua famiglia non vuole più saperne di aiutarci. Ne hanno abbastanza ormai di te. Non ne posso più di fare questa vita. Me ne tornerei dai miei. Se non fossi troppo orgogliosa da far sapere a tutti che razza di fallimento sei stato. Tu, l'unico figlio del milionario Roland, laureato ad Harvard, il miglior partito della città. Credo che sarebbero in pochi adesso a invidiarmi se sapessero la verità. Cosa è stato il nostro matrimonio, eh? Ancora prima che morisse quel milionario di tuo padre, coperto di debiti fino al collo, non perdevi certo molto tempo con tua moglie. Già, dovevo accontentarmi che eri stato così gentiluomo da sposarmi, dopo avermi messa nei guai. Già. Ti vergognavi di fronte ai tuoi amici perché ero la figlia di un droghiere. Perlomeno mio padre è una persona onesta. Sì.
È una vera fortuna che quella povera creatura sia nata morta. Che padre saresti stato! Però non sono la sola che può dire grazie a te. Sei infelice. Ce n'è almeno un'altra e questa non ha nemmeno la speranza di sposarti. Parlami un po' di Helen. Sì, ho letto la lettera. Allora? Sono tua moglie, no? Ne avevo il diritto. Non guardarmi con quelle aree di superiorità. Devi ringraziare me se stamattina non devi uscire senza colazione. Caffè è pronto. Non ti aspetto. Tale mal di testa stamattina. Devo andare a lavorare dentro quella stanza soffocante. Nelle mie condizioni. Sono io che dovrei starmene tranquilla qui a casa. Se appena appena tu fossi un uomo. Lo sai come sono stata malata quest'anno? Eppure hai anche il coraggio di fare delle storie. Se prendo qualcosa per tirarmi un po' su. Lo so che vorresti vedermi morta. Così saresti libero di correre dietro a tutte quelle stupide che ti credono un tipo così straordinario, un incompreso. Helen, le altre. Ti sei tagliato? Ti sta bene. Lo sai che non devi bere con i nervi a pezzi che hai. Per l'amor di Dio, togliti quel sangue dalla faccia. Ma perché sei così pallido? E ti guardi in quel modo, lì allo specchio. Vai dal barbiere, hai le mani che ti tremano in un modo spaventoso. Perché mi guardi così? Ce l'hai ancora con me, per via della lettera? Beh, potevo leggerla, ne avevo il diritto, sono tua moglie, no? Chi è questa Helen? Un'artista? Anche lei? È giovane? È carina? Anche io ero giovane e carina. Ma a vivere con te sono diventato uno straccio. La colazione è pronta. La colazione. Il caffè ti diventerà freddo. Ma cosa fai? Continui a farti la barba. Una di queste mattine ti taglierai sul serio, vedrai. Mi dispiace per questa Helen. Chiunque sia. Non senti proprio niente per gli altri, eh? Cosa dirà la sua famiglia? Ho visto che ne parla nella lettera. Quale intenzione ha? Avrà il bambino o andrà da un medico? Che bella storia, proprio. E i soldi chi glieli dà? È ricca? Non vuoi proprio dirmi niente, eh? Sai quanto me ne importa? Ma pensarci bene non mi fa nessuna compassione. No, no. Non sapeva quello che faceva. Giudicare dalla lettera non è una scolaretta. Lo sai che sei sposato? Ma sì, lo saprà di sicuro. Tutti i tuoi amici lo sanno del tuo matrimonio sfortunato. Però... questa Helen. Deve essere un bel tipo se lo sapeva che eri sposato. Cosa si aspetta? Che io ti conceda il divorzio perché tu poi possa sposare lei,
Mi crede così matta, scema? Dopo tutto quello che ho passato. E tu non riuscirai ad ottenerlo il divorzio da me, perché nessuno può dire che io abbia fatto qualcosa di male. Hai capito? Sai cosa ti dico? Che questa Ellen è soltanto una puttanella. Ecco. Ti sei tagliato di nuovo? Ti sta bene. Devo proprio scappare. Sì. Faccio una bella vita. Ah, hai lasciato cadere l'acqua sul pavimento, eh? Alfred, rispondimi. Alfred, perché non mi rispondi? Cos'è caduto?